Perché essere stranieri comincia a realizzare scima è come una gravidanza che dura tutta la vita, un'attesa perenne, un fardello costante, una sensazione persistente di anomalia. È una responsabilità ininterrotta, una parentesi aperta in quella che era stata la vita normale, solo per scoprire che la vita precedente si è dissolta, sostituita da qualcosa di più complicato e impegnativo. Come la gravidanza, essere stranieri, pensa Shima, stimola la curiosità degli estranei. La stessa mescolanza di rispetto e compassione. Ciao a tutti! Dopo il video delle considerazioni delle letture del 2013, mi sembrava doveroso fare un video nel quale andare ad approfondire tutti quei titoli che non sono stati citati, o meglio, non sono stati analizzati. Se di analisi si può parlare in maniera più specifica. Mi scuso per i capelli, mi scuso per la luce, ma è periodo di esami. Ringraziate che la barba sia almeno presentabile. Direi di partire subito e di cominciare. Via! Il primo libro del quale vi vorrei parlare è un Reminders, perché in realtà arriva dei libri letti a novembre, e nel video di novembre, visto che sono una persona molto giovane, è coerente, mi sono dimenticato di inserirlo. Quindi, prima che spiccicarle mi ammazza, vi dovrò parlare assolutamente di Confessione di Canai Minato. Qui la foto. Confessione di Canai Minato è un libro che in qualche modo si apre in una maniera molto accattivante. Siamo in un'aula di una scuola media e la professoressa Yuko esordisce davanti alla sua platea di studenti con una frase molto significativa, dicendo che la sua Manami, sua figlia, è stata uccisa da qualcuno di loro. Dopo questa frase abbastanza forte, si susseguirà una sorta di analisi che la professoressa farà in maniera molto accurata, in maniera molto pungente, attraverso la quale avverrà una sorta di ricostruzione decrescente di tutto quanto il caso che porterà alla risoluzione di questo omicidio. Giustamente non avevo mai letto niente della Minato e il libro in questione è stato letto per il vecchio GDL del gruppo di lettura che andava a trattare la letteratura giapponese. È stato un libro molto particolare ed è stato un libro che non ha soddisfatto pienamente le mie aspettative e vi andrò anche a spiegare perché. Ho trovato molti punti positivi, o meglio, pochi punti positivi e purtroppo molti più punti negativi. Innanzitutto, posso dirvi che si tratta di una scrittura molto lineare e molto semplice, non è una scrittura che è supportata da stile complesso o roba del genere, scrittura semplice. Anche perché, ragazzi miei, stanno parlando dei bambini e sta parlando una professoressa. Perché stanno parlando dei bambini? Perché dopo la versione dei fatti della professoressa, nel romanzo ci saranno più cambi visuali. Ci saranno palleggiamenti da un personaggio all'altro che in maniera singola e autonoma, attraverso scritti, attraverso testimonianze, andranno a raccontare la loro versione dei fatti. Un grande puzzle composto da quattro pezzi. Questi quattro pezzi, come già detto, saranno raccontati da personaggi di estrazioni e età completamente diverse. E qua forse arriva il primo grande difetto del libro. Se abbiamo una professoressa che parla davanti a una classe e assume e utilizza un determinato registro. Io mi aspetto che quel registro così semplice venga usato da un suo alunno, perché quando avviene quel famoso cambio di prospettiva, i ragazzini e i suoi alunni usano lo stesso identico registro. E qua c'è qualcosa effettivamente che non va. Per quanto riguarda, sto andando proprio veramente a random a ricordi perché giustamente l'ho letto un po' di tempo fa, le parti positive, l'ho apprezzato per le tematiche trattate, che non sono una novità e le ho già viste in tutta la mia carriera da lettore, ad esempio, per citarne uno, nell'Ossessione, nel Rage di Stephen King, che fa molto l'eco a Confessione di Canai Minato, è una sorta. Se qua abbiamo una situazione del genere, abbiamo un alunno che tiene scacco la classe. Siamo veramente là. Solo che in questo caso ho trovato per la prima volta la tematica dell'hikikomori, la tematica del ragazzino, del bambino
che ha paura di uscire di casa, che è rintanato in camera sua, fa della sua camera il suo regno, fa della sua casa il suo mondo. Era la prima volta che venivo a confrontarmi con questo tipo di tematica e per questo l'ho apprezzato veramente. Oltre al problema di registro, effettivamente ci sono questi cambi di prospettiva, questi famosi pezzi di puzzle che si vanno a inserire, che a lungo andare possono stancare, quindi potrebbe risultare essere un libro abbastanza ripetitivo. Questo perché la vicenda, per colpa dell'autrice, mannaggia a lei, non è stata ampliata in maniera, secondo me, furba. Perché avrebbe potuto cambiare molte più cose. Invece, se il personaggio A ti racconta il percorso che c'è da A a B, il personaggio B ti racconta lo stesso identico percorso con una sola variante. Il personaggio C ti racconta lo stesso identico percorso con un'altra variante, quindi tu ti leggi per quattro volte la stessa identica storia. Stessa identica storia che porta a un finale che Valentina stessa mi aveva detto che mi avrebbe sorpreso. Ma purtroppo era chiamatissimo, si sentiva dalla prima pagina l'eco di questo finale e non ho potuto far altro che dare 3 stelle al libro, più che altro per quella tematica che ho affrontato per la prima volta. Per il resto sarebbe stato un libro da 2 stelline. Adesso possiamo effettivamente cominciare con le letture di dicembre, ma lo stesso non sarò ancora preciso. E in qualche modo mi addentrerò in quello che è il libro, perché il libro in questione è Le notti bianche di Dostoevskij. Anche qua potrò dirvi qualcosina di mio, ma di certo non mi sento di parlarvi in maniera esaustiva delle notti bianche. Dostoevskij introduce il concetto di sogno, introduce la figura del sognatore, personaggio del quale non conosciamo il nome e che ritroveremo in una lunga passeggiata, passeggiata che è affiancata da questo fiumiciattolo e qua il nostro personaggio salverà questa ragazza di nome Nastenka da una sorta di aggressione e questa aggressione verrà seguita da un dialogo tra i due. Questo sognatore è una figura che sarebbe veramente da approfondire e della quale potremmo parlarne per ore e ore, anche perché credo che ci siano tante sfaccettature che potrebbero nascere e potrebbero essere analizzate. La dimensione del sogno. Leggere Le notti bianche e capire la dimensione del sogno. Capire quanto possa essere forte l'estraniamento dalla realtà. Ed è lo stesso problema che affligge il nostro personaggio, che affligge il nostro personaggio. Trovarsi a vivere una vita che non è la realtà, ma l'incontro con Nastenka fa nascere quella che è la fiammetta dell'amore e per la prima volta capirà cosa vuol dire vivere. Il capire che l'amore ti può portare in una dimensione che non è quella irreale, ma è quella che è dannatamente reale. E quando c'è di mezzo l'amore, ragazzi miei, ci si fa sempre male. E questo è il caso delle notti bianche. Che il tuo cielo sia sereno, che il tuo sorriso sia luminoso e calmo. Sii benedetta per quell'attimo di beatitudine e di felicità che è donato a un altro cuore, solo, riconoscente. Dio mio, un minuto intero di beatitudine. È forse poco per colmare tutta la vita di un uomo? Chi mi trova la risposta a questa vince 1 miliardo di euro. Penso sia dannatamente impossibile. E sarà una delle domande che mi accompagnerà per un bel po' di tempo, stesse domande che l'uomo si pone e che cerca in qualche modo di accantonare perché la risposta è la parte più bella e più interessante e anche più dolorosa. Non è stato un libro al quale ho dato pieni voti perché è come se questo primo mio incontro con Dostoevskij fosse stato solo una sorta di dialogo molto veloce, similare al dialogo delle quattro notti bianche che hanno i due protagonisti. È come se fosse stato troppo breve, è come se Dostoevskij avesse altro da dirmi e io non posso mettere il pieno dei voti a una chiacchierata molto veloce.
nonostante sia stata significativa, però mi lascia tanta voglia di continuare a conoscerlo e di continuare a fargli male. Ma questo è autolesionismo letterario ed è un altro discorso. Cioè, io ho appena cominciato e questa già si è spenta. Porco. Ti devo defenestrare. Poi, durante il mese di dicembre, ho finito una saga, della quale vi avevo già parlato, ma non avendo letto l'ultimo libro, avevo fatto giusto un accenno, anche se avevo detto che gli avrei dedicato un video, questo non sarà, anche perché credo che, fare un video, esclusivamente parlando, della saga di Robin Hobb, della trilogia di lunga vista, sia un qualcosa che potrebbe essere abbastanza improduttivo dato l'allerta spoiler. Però mi piacerebbe comunque parlarmene in maniera, globale e generale. Allora, la trilogia di lunga vista è stata scritta nel 95, da Robin Hobb, scrittrice statunitense, che fa del fantasy psicologico il suo punto di forza. Cosa vuol dire fantasy psicologico? Cercate un fantasy con spadoni, battaglie, dissanguamenti, non è il fantasy che fa per voi. La Hobb costruisce tutta la sua trama facendo della psicologia il suo punto di forza. La storia narra la vita di Fitz Chevalier, il bastardo del re, colui che è stato concepito dal re. E alla morte di esso è stato affidato a terzi. Vivere la vita senza i genitori, vivere la vita sballottato tra persone che non appartengono al tuo ceppo familiare, vivere la vita da solo, perennemente da solo, e nonostante questo, scoprire durante il tuo percorso lo svilupparsi di più abilità, due principalmente, una l'arte e l'altra lo spirito. L'arte è una sorta di magia ereditaria che ereditano appunto tutti quanti i discendenti della casata di lunga vista, e non mi starò a spiegare qui cos'è perché non mi sembra giusto, e lo spirito, una sorta di affinità con tutto quanto il mondo animale. Quindi, se amate gli animali, capirete anche da voi che questa saga fa anche tra le sue. Tra i suoi aspetti positivi, quello di avere questa simbiosi quasi spontanea e naturale con il mondo animale, che personalmente, pur non avendo animali, ho apprezzato. Si sente che sono libri scritti da una donna, e non lo dico solo per un fattore di maturità, ma lo dico anche per il concetto di stile, perché si sente che è uno stile molto femminile, uno stile che strizza l'occhio a certi aspetti che lo scrittore maschile non analizzerebbe neanche, e non sto qui a approfondire e a dirvi quali sono le cose che ho riscontrato. Però, nonostante questo, torno sul discorso iniziale e vi dico che dal punto di vista psicologico questi romanzi sono veramente un qualcosa di assurdo. Sono romanzi nei quali l'azione è secondaria, non che non ci siano momenti di tensione, ma questi momenti sono soppiantati da una continua immissione del lettore nella testa di questi personaggi. Sono personaggi veri, sono personaggi vivi e difficilmente tra un capitolo e l'altro potrete dimenticarvi di loro. Io li ho letti a mesi di distanza dall'uno, questo qua tipo l'ho letto maggio, luglio e questo qua poi l'ho letto a dicembre. Era come se avessi momentaneamente salutato quei personaggi e alla riapertura del libro successivo erano le vivi che mi aspettavano. E questo non mi succedeva da un po'. Il barbatrucco sta nel fatto che la vita di Fitz prenderà una direzione diversa quando il suo re attuale, nonno effettivo dello stesso ragazzo, lo obbligherà, comunque lo dirigerà, a diventare assassino di corte. E la sua formazione, molto simile a quello che è il concetto di shonen manga, quindi il vedere il ragazzino che segue un allenamento, ha un miglioramento, è ripreso nella cavalleresca maniera.
quindi in una maniera quasi classica, è stato un qualcosa di veramente bellissimo. Quando tu ti ritrovi a vivere la maggior parte della vita, comunque seguire un certo percorso che parte magari dall'infanzia e arriva in un determinato punto di un personaggio, provate a dirmi di come non fate ad affezionarvi a lui. Ma l'abilità della Hob, come quella di Martin, perché ci sono molti rimandi tra i due e ci sono anche molte influenze secondo me, è quella di non farti dare nulla per scontato. E nonostante, come dicevo prima, l'azione sia povera, ci sono molti, sia povera perché ci sono capitoli interi da 50-60 pagine dove magari non succede praticamente niente, ma ci sono molti avvenimenti che ti fanno valutare i personaggi in maniera non del tutto positiva e non del tutto negativa. Quindi tu lettore devi stare sempre un po' sul chi va là e capire cosa ti sta succedendo attorno e non fidarti di nessuno. Consigliato quindi? Io direi dannatamente di sì, perché nonostante il finale per certi aspetti non mi abbia convinto rispetto agli altri, rimane comunque un qualcosa di maturo, un romanzo fantasy che si traveste da romanzo di formazione e vuole e va a trattare delle tematiche secondo me molto importanti. Forse però questi romanzi non sono andato a vedere perché l'avevo da un po' di anni, sono fuori catalogo, o meglio, uno dei tre è fuori catalogo, ma sono voci di corridoio, quindi magari se guardate sull'usato potreste trovarli ancora. Io sicuramente leggerò anche l'altra trilogia dell'Uomo Ambrato, se così si chiama, speriamo di sì, che è un po' una sorta di continuazione di questa, nonostante abbia qualche altra trilogia sua, però. Mi ripeto, Robin Hobb è diventata uno di quegli autori che quando mi chiedono cosa consigli di fantasy, e con fantasy riapro tutto il discorso di che cos'è il fantasy, ma andiamo avanti perché sennò non la finiamo più, io consiglio Robin Hobb. Penultimo libro, che ho letto è stato un libro molto 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 difficile, non per quanto riguarda, l'approccio e il tipo di lettura, ma per quanto riguarda l'effetto che ha avuto su di me, praticamente devastante. Si tratta dell'omonimo di Giunpa Lahiri. Prima di tutto vi devo linkare sotto il video la live che ho fatto con Mr. Ortellino, non riesco a saziarmi di libri, Diana e Antonio, vi lascio anche i canali sotto se mi ricordo, nella quale abbiamo parlato appunto anche dell'omonimo. L'omonimo romanzo del 2003 di Giunpa Lahiri, scritto subito dopo aver vinto il Pulitzer. L'omonimo parte da una situazione abbastanza complicata che purtroppo vede protagonista Ashok. Ashok è un ragazzo indiano che è su un treno, sta viaggiando per andare a trovare suo nonno. Durante questo viaggio sta leggendo Gogol, sta leggendo il cappotto. E è una sera abbastanza tranquilla, ma nonostante questo il treno deraglia e ci troviamo, e il lettore si trova davanti a una strage molto, molto significativa e devastante. Lo stesso cappotto e lo stesso libro che Ashok leggerà in qualche modo gli salverà la vita, perché durante l'operazione di soccorso le pagine di questo libro emetteranno una luce che permetterà ai soccorritori di individuarlo. Quindi in qualche modo Gogol salva Ashok e Ashok continua il suo percorso di studi verso un altro continente, l'America. Altro continente nel quale andrà al seguito con la moglie Ashima. Quest'altro continente, luogo nel quale comincerà la vita della coppia indiana, che avrà un figlio che chiamerà Gogol come lo scrittore che ha salvato la vita di Ashok. Ed è forse Gogol l'intero protagonista dell'omonimo. A questo punto la Lahiri, con il suo stile che non sono ancora riuscito a identificare, ce la posso fare, comincio il balbettamento da libro peso, comincia ad andare ad approfondire tutte le varie tematiche che veramente, ragazzi, sono tantissime e non credo di essere in grado di elencarvele tutte. Questo come lo fa? Lo fa attraverso la figura, e non solo, di Gogol. Gogol, un ragazzino che nasce in un territorio che non è il suo, un ragazzino che si trova in una società, in un contesto che culturalmente non gli appartengono, ma come non appartengono alla sua famiglia, che è indiana e si trova in America. Questo
Quindi famiglia indiana, nome russo e in un continente che non è il suo. Capirete che lo spasamento di questo bambino sarà effettivamente, quante volte cavolo dico effettivamente, non lo so, ma in qualunque caso sarà, non mi viene un aggettivo per dire tutto questo, io vi dirò sarà SBAM! E adesso non so voi come interpreterete questo. In qualunque caso vedremo Google crescere e lo vedremo lottare con il concetto di nome, con il concetto di culture, con tante altre tematiche che la Lahiri è riuscita a trattare con una scrittura semplice e secondo me con un romanzo che si è preso 5 stellone, ma grandi così come la casa, e si porta dietro tanti altri bei soldini che poi il Pennywise spenderà per comprare altri romanzi della Lahiri. È un romanzo molto molto profondo. So che sono confusionario, non sono riuscito a spiegare assolutamente niente, ma quando si tratta di questi libri capirete anche da voi che è un pochino complicato. Ultimi due libri sono quelli un pochino più delicati perché sono quelli che mi hanno deluso durante il mese di dicembre. Io partirei magari da questo qua che ce l'ho in cartaceo, ed è I 100 strappi di Liesel Jobson. Di tutti e due i libri che andrò a parlare, uno è un racconto ma lo vediamo dopo, ho scritto due articoli che vi linko nell'info box. Liesel Jobson è un'autrice sudamericana, un'autrice che viene considerata regina della flash fiction. E i 100 strappi è proprio questo, una raccolta di 100 racconti. 100 racconti che si dividono in 250 pagine, quindi se uno si fa i calcoli abbiamo racconti di una pagina fino ai racconti di 4-5 pagine l'uno. Il problema che ho avuto con questo testo, a parte il mio entusiasmo di relazionarsi con un'autrice, una penna sudafricana che non mi era mai successo e quindi ero abbastanza curioso, però sono stato devastato da tanti problemi che potrebbero essere esclusivamente miei, quindi il libro potrebbe essere in realtà anche un buon libro, ma io non sono stato in grado di comprenderlo. E non per un discorso tematico, assolutamente. Ma il vero problema di questo libro, secondo me, è che la Jobson, attraverso questi 100 raccontini, vuole andare ad analizzare, come se fossero tante fotografie, tutte le varie sfaccettature del suo paese, del Sudafrica. Quindi dall'ambito sociale, dall'ambito ambientale, dall'ambito emotivo, di quelle che sono le persone che la circondano. E in qualche modo ci riesce, perché queste tematiche comunque si sentono. Però il problema è che nel momento in cui usi uno stile molto ricercato, che non è assolutamente un male, anzi, sono un amante degli stili complicati e degli stili ricercati, ma uno stile che non ti permette, o comunque ti permette in maniera lenta di entrare dentro una storia, per farla in maniera breve, vi ritrovate a leggere un racconto lungo 3 pagine e ci mettete 2 pagine e mezzo per entrare dentro di esso. Dopo che siete entrati, quel racconto è già finito. Passate all'altro racconto e avete lo stesso identico problema. Un racconto di 2 pagine, ci mettete 1 pagina e mezzo a capire cosa sta succedendo attorno a voi. Tempo che capite cosa sta succedendo e il racconto è un'altra volta finito. Immedesimazione 0, coinvolgimento 0, uguale rottura di coglioni. E questo è stato I 100 strappi di Liesel Jobson. Ultimo libro, o meglio, racconto che ho letto è stato Nell'erba alta del signor King e del suo pargoletto Joe Hill. Parliamo un attimino di questo racconto, anche se ne ho scritto un articolo abbastanza esaustivo, secondo me, sotto. Comunque, in qualunque caso, ve lo lascio, cercherò di fare le cose molto brevi. Che mi ha alquanto deluso. Nell'erba alta, in the tall grass, è una sorta di vecchio horror movie anni 80. Abbiamo due fratelli che stanno andando verso un ospedale, fratello e sorella. Lui sta cercando di aiutare lei nel
durante il suo periodo di gravidanza. E per fare questo, Amor Fratello vuole che l'accompagni in questo viaggio verso l'ospedale, nel quale poi farà determinate visite. Durante questo viaggio, percorreranno le solite statali che King già conosce in altri suoi 20.000 romanzi, e in una di queste statali abbandonate verrà fiancheggiata da questa disteta di erba altissima, dalla quale i due sentiranno le urla di un bambino. La macchina verrà fermata, i due scenderanno e cominceranno a cercare questo bambino tra l'erba alta. Tempo 5 minuti, i due si perdono e comincerà il vero e proprio racconto che, in qualche modo, almeno all'inizio, è, come sempre, avvincente e scritto da due persone che sanno scrivere. E dopo che cominciano i problemi perché il tutto diventa dannatamente confusionario. Le varie scene di splatter saranno la dimostrazione di tutto ciò, che sono abbastanza crude e abbastanza forti. Però nasce tutto il discorso delle mie esigenze da lettore. Quando io leggo un racconto horror, l'horror per me deve essere usato come mezzo per arrivare a un qualcosa. Il genere è un mezzo, non è un messaggio. Se considerassimo l'horror come messaggio, ne uscirebbero vivi in pochi. E questo è forse secondo me il più grande difetto nell'erba alta, che nonostante che ci sia un intreccio molto buono, viene secondo me sviluppato malissimo. Diventa confusionario sul finale, per poi concludersi con uno di quei finali che mi ha ricordato molto quei film trash anni 80. Vi farò un esempio stupido: casa di fantasmi infestata, loro che si salvano e arriva la famiglia nuova che poi andrà a abitare nella stessa casa. Lo stesso concetto, uguale, trasformato nel racconto. E mi dispiace molto perché, nonostante King trovo che sia decisamente più autore da romanzo, Joe Hill invece lo consideravo e lo considero tuttora uno degli autori di short story, in quanto tematiche horror, più validi, e mi è dispiaciuto leggere un racconto che non mi ha soddisfatto per niente. È più vicino ai famosi racconti di A volte ritornano di King, della raccolta del 78, che, vorrei ricordare, è una raccolta giovanile. Sembra un racconto scritto da King ventenne. C'è qualcosa che non va anche in questo caso. Con questo è tutto. So di essere stato abbastanza sconclusionato, ma purtroppo, essendo sotto esami, non ho potuto neanche fare un brainstorming di tutto quanto quello che ho letto, quindi sono andato molto di getto. Informazioni, come sempre vi ricordo, la pagina Facebook, Twitter e ho anche da poco creato un blog. Mi serviva questo pezzettino in più. Vi lascio il link sotto, nel caso volete venirmi a trovare anche sul blog. Ci sentiamo anche di là. Ci sono tanti video che dovrei fare in questo mese, ma prima facciamo tutto quello che dobbiamo fare e poi alla fine facciamo i video.